Martedì scorso, presso Corso Umberto 68, Franco Fratantonio ha presentato la sua ultima fatica, Il barone e la città del Gelsomino. Franco, collaborato da Peppe Galfo, Cecilia Cocciro, Marilyn Denaro e Luisa Gennaro, ha deliziato gli astanti parlando naturalmente del suo libro, ma anche di vera e autentica amicizia. Come da prassi tutti gli anni, il poeta ispicese bergamasco Franco Fratantonio si è concesso al microfono del nostro Piero Giunta. Ascoltiamolo. Il barone e la città del Gelsomino. Franco, la città del Gelsomino è ispica. E allora, chi è il barone? Allora, chi è il barone? Barone sono io, come tutti gli altri protagonisti del libro, che sarebbe difficile adesso da spiegare. Comunque, ogni protagonista del libro, compreso il Gelsomino, sono io. Il barone è lo spunto che viene da un ricordo, come ogni cosa che scrivo, che viene da un ricordo, e avviene nel novembre dell'88, ricordo pure quando, che un signore a Milano Centro, mi fa spazio perché vede la mia panda targata Ragusa con gli adesivi del caso di allora come si usavano. Nel mio c'era No Turbo scritto sotto panda e mi fa parcheggiare e mi ferma, mi chiede di dove sono. E ovviamente gli rispondo velocemente Ragusa per non perdere tempo perché avevo fretta. E dice no, ma Ragusa dove? E al mio ispica dice no, fermati. E mi racconta in pochi minuti la sua brevissima storia perché io avevo fretta di andare e mi diceva che era figlio di nobili e che si sentiva un diverso rispetto all'altra popolazione, rinchiuso nella sua stanza in mezzo ai suoi giocattoli e invidiava i bambini fuori che giocavano scalzi nelle pozzanghere e lui costretto invece in quel balcone a fare avanti e indietro con la sua divisa da marinaretto, come tutti i figli dei baroni di allora. E da lì, perché poi, vabbè, mi ha lasciato il suo biglietto da visita, che ovviamente poi ho perso, e mi è rimasto impresso, e poi quando ho cominciato a scrivere è diventato anche questo libro. Tu nella serata di martedì hai parlato di amicizia e allora ti chiedo, Franco, cos'è l'amicizia per Franco Fratantonio? Sembra una domanda facile, uno potrebbe rispondere con frasi fatte varie, ma oggi, da quando scrivo, e ho cominciato anche tardi, soprattutto poesie, a mano l'amicizia la vedo in un modo diverso, perché può sembrare banalità, ma cerco di vedere dentro l'anima, cosa c'è, ho dentro un paio di occhi. E l'amicizia è quella cosa che nasce e basta, non perché siamo andati al bar o perché c'è qualcosa di, come ho detto una serata, una sorta di poesia empatica, un vedersi dentro senza neanche parlarsi a volte, così come è stato con Peppe Galfo, che in 5 minuti ci siamo conosciuti e forse l'ho aiutato ad aprire il cassetto, ma ce lo siamo aperti tutte e due perché ci siamo aperti l'anima a questa amicizia che da lì è partita e da allora coltivo solo amicizie del genere, non che debbano essere per forza poeti, ma che abbiano quell'apertura, quello spogliarsi comunque, spogliarsi l'anima. Sembra una banalità, ma questo è. Franco, il legame culturale e sentimentale con questa città, con la città di Ispica. Beh, il legame è ovvio, perché essendo del posto, vuoi non vuoi, ti ritorna in mente tutto, ti ritorna la tua vita, dove sei nato, come sei cresciuto, gli odori importanti, come sono anche nel libro. C'è una sorta di filosofia del profumo che ha il barone, no? Che percepisce tutto attraverso il profumo, sentimenti, qualsiasi cosa. È difficile spiegare che cos'è l'appartenenza, come diceva Manlio Sgalambro, non si può fuggire a questa filosofia di vita, cioè è così, è inutile, non ci si può fare niente. Franco, se vuoi, non puoi anche rispondermi.
Ti chiedo com'è cambiato Franco Frantantonio negli anni. Oggi chi è Franco Frantantonio, il poeta Franco Frantantonio? È una domanda facile e difficile allo stesso tempo. È un Franco Frantantonio che invecchia, matura, ovviamente come tutti gli altri. Se ti riferisci al Franco Frantantonio di una volta, forse è sempre lo stesso, solo che nella maturazione, nel maturare, nel crescere e anche nello scrivere, appunto proprio nello spogliarsi. E viene fuori il Franco Frantantonio sia di allora che di adesso. Allora magari ho scapestrato capelli lunghi, orecchini e quant'altro, ma era un modo per spogliarsi in un modo diverso, di apparire in un modo diverso, non per apparire per l'importanza di apparire, per farsi vedere che era diverso. Il bisogno era un bisogno diverso di spogliarsi. E forse poi capisci dopo, man mano, che chi è Franco Frantantonio che osa definirsi poeta solo a 57 anni. Franco, tu prima avevi parlato di amici. Quanti sono stati importanti gli amici che hanno collaborato alla serata? E questa è una domanda più facile, perché sono quegli amici che hanno dentro tanto, sono bravissimi. E voglio bene a tutti perché veramente hanno dentro la facilità del sentimento. Sono cantanti professionisti, io li chiamo perché sono veramente bravi, da Cecilia Cocero a Marilyn Denaro, e ovviamente l'amico Peppe Garfo, che ormai è un sodalizio che durerà per sempre, mi auguro, e la nuova amicizia di Luisa Gennaro, che si vede che è nata nello stesso filone, nella stessa empatia poetica, come dico, ripeto ancora, e niente, loro sono stati la parte spettacolare. Io sono andato a braccio, senza un testo, perché avevo la loro forza e mi è stato più facile fare una serata tra amici, coinvolgendo poi tra l'altro sindaco e vice sindaco che conosco dalla vita, coinvolgendoli senza un discorso politico o che so io, che sembra che c'entra sempre, soprattutto quando sono eventi estivi, roba varia, invece si sono dati anche loro con anima e sentimento, e ringrazio anche loro. E poi c'era anche il bicchiere di vino. Bicchiere di vino è importante perché ovviamente nel libro, che si parla di Sicilia in toto, il vino è presente in un brindisi importante del libro, e la partecipazione dei nostri più grossi produttori e premiati di Ispica è stata importante, li ringrazio, che si sono emozionati anche loro, e la cosa mi rende felice, e mando un abbraccio pure a loro. Ringrazio Franco Fratantonio, Piero Giunta per la Dimensione Musica.